Ciao a tutti, bentornati. Oggi torno con una nuova tipologia di video. Un video recensione barra confronto tra due prodotti. La mia idea è quella di andare a prendere due prodotti di due brand diversi e andarli a confrontare, a vedere quali sono i loro punti di forza e punti di debolezza. Andiamo appunto a confrontarli e vedere magari quali, in base alle vostre esigenze, possono essere più idonei o meno. Oggi andremo a confrontare due mascara molto molto famosi, di cui si è sentito parlare un sacco negli ultimi tempi, visto che insomma io li ho provati, voglio appunto parlarvene e confrontarli tra di loro. E sto parlando dei due famosissimi mascara di Lancôme e di Too Faced. Il Too Faced è il Dame & Girl, io ce l'ho in versione mini taglia, ce l'ho entrambi in versione mini taglia, e il Monsieur Big di Lancôme, che io ho sempre chiamato Mr. Big, forse perché pensavo a Sex and the City, ma è Monsieur Big, vabbè, detto in inglese va bene. Dicevo, io ce li ho entrambi in mini taglia, fanno parte della fascia high cost, perché siamo sui 26,90 il Too Faced. Invece il formato mini taglia costa 13,90, invece siamo sui 30,90 il formato full e 14,90 il formato mini del Lancôme, il Monsieur Big, quindi siamo sulla fascia medio-alta come fasce di prezzo. Li andiamo a confrontare. Allora, io vi dico già di mio che sono dei mascara che mi piacciono molto, sono molto simili tra di loro, moltissimo, poi in base anche alle vostre ciglia chiaramente il risultato chiaramente può cambiare. Io ho delle ciglia non foltissime, normali, non molto lunghe, si incurvano facilmente, ma sono delle ciglia normalissime, non ho per mia sfortuna delle ciglia lunghe incurvate, no, le devo comunque lavorare. Andiamo a vedere, prendiamo il Too Faced. Il Too Faced ha uno scovolino classico, quindi con setole classiche, non in feltro, ha questa forma un po' a clessidra. Inizialmente il prodotto può sembrare che tiri fuori troppo prodotto e quindi che vada a creare parecchi grumi. In realtà no, non ne preleva abbastanza, ma non da andare a formare chissà quanti grumi. Cioè, ritengo che prenda il giusto quantitativo di prodotto lo scovolino. Trovo questo mascara, mi piace molto. Mi piace perché le pettina molto bene. La cosa che più mi piace di questo mascara, in realtà promette tanto volume. Secondo me il suo punto forza è il fatto che le allunghi molto e le vada anche a pettinare molto bene. L'applicazione è abbastanza semplice, anche se dovete fare attenzione perché lo scovolino non è molto piccolino, è abbastanza grosso e cicciotto come scovolino, quindi dovete fare attenzione magari ad applicarlo perché potreste sporcarvi la palpebra e soprattutto nella rima inferiore potreste sporcarvi un po' più facilmente, proprio perché ha questa forma un po' più cicciotta all'esterno. Mi piace molto perché l'effetto che mi regala mi piace, me le districa bene, me le apre molto bene le ciglia, me le apre e me le allunga, me le incurva anche molto bene. Non le volumizza chissà qua, cioè non è il suo punto forte, a parer mio, cioè per quanto piacciono a me le volumizza abbastanza, a sufficienza, però penso che quello non sia il suo punto forza. Va lavorato bene, quindi è necessario fare parecchie passate, andarle a pettinare per bene, e ritengo che appunto l'effetto incurvato e anche allungato alle mie ciglia lo dà, e questa cosa mi piace tanto. Altra cosa importante che mi sento di sottolineare è che non forma grumi, quindi non avete le ciglia, proprio perché le pettina molto bene, non avete l'effetto ciglia attaccate e piene di grumi, assolutamente. Penso appunto perché le pettina bene, le districa bene, quindi non avete quell'effetto. È anche molto facile da rimuovere, io lo rimuovo con una semplice acqua micellare, chiaro che magari con uno struccante bifasico viene via in un batter d'occhio, però con una semplice acqua micellare va via abbastanza facilmente, quindi anche su questa cosa mi sento di consigliarlo, che è anche importante. Io spesso quei mascara che magari faccio difficoltà a rimuovere, devo stare lì 3 ore per toglierli, a volte li evito, invece questo mascara non trovo che abbia quel tipo di problema. Passiamo adesso invece al mascara di Lancôme, il Monsieur Big. Allora, andiamo a vedere lo scovolino. Lo scovolino è uno scovolino molto semplice, è uno scovolino classico, non in feltro, in setole normali. La forma è abbastanza, anche la forma stessa dello scovolino è abbastanza classico, a differenza di quella di Too Faced, che è molto più particolare, essendo appunto a clessidra.
Preleva, secondo me, a mio parere, più prodotto rispetto all'altro mascara, ne preleva un po' di più, motivo per cui secondo me ha anche un effetto un po' più volumizzante. L'applicazione è molto semplice, proprio perché lo scovolino è abbastanza semplice, quindi non vi sporcate, non avete problemi di andare a sporcare la palpebra o di sporcare le ciglia inferiori, magari la parte sotto del contorno occhi, proprio perché lo scovolino è abbastanza sottigliato, normale, né troppo grande né troppo grosso, quindi ritengo che sia perfetto per qualsiasi tipo di ciglia, anche per le ciglia un po' più lunghe. Forse il Too Faced, per chi ha ciglia molto lunghe, è probabile che magari vada a sporcare un po' di più la palpebra, vabbè, chiaramente poi va pulito, quindi va bene lo stesso, però anche questo particolare chiaramente io mi sento di dirvelo. L'applicazione, dicevo, è molto semplice anche per questo. L'effetto mi piace, ritengo sia più volumizzante rispetto al Too Faced, proprio perché preleva più prodotto, ma ritengo che sia meno allungante rispetto al Too Faced. Volumizza molto, incurva molto, però tra i due, secondo me, almeno secondo le mie ciglia, penso che il Too Faced sia più incurvante, più allungante, piuttosto che volumizzante. Chiaramente tutto dipende dalla tipologia di ciglia che avete, da come quale risultato voi volete da un mascara, quindi è tutto molto soggettivo. La differenza io ritengo sia molto minima. Ribadisco che non ho le ciglia lunghe, belle, ok, però insomma, andandoci a lavorare con un buon mascara riesco ad ottenere un bel effetto. Dicevo, mi piacciono molto, la differenza penso sia minima. Secondo il mio parere il Too Faced allunga un po' di più, lui invece volumizza un po' di più rispetto all'altro. Se dovessi scegliere tra i due, chiaramente sarei in difficoltà, perché io da un mascara voglio lunghezza, incurvatura, volume, vorrei tutto, quindi è difficile scegliere, anche perché sono due mascara molto molto validi. Stiamo parlando di mascara che promettono, cioè fanno quello che promettono alla fine, quindi è difficile. Però se dovessi pensare tra i due quale magari potrebbe piacermi di più, quale magari andrei a prendere in un futuro, probabilmente prenderei il Too Faced, anche se ho questo qui in formato full, quindi non so quando lo ricomprerei questo qui, per il solo fatto che io non amo molto le ciglia, per quanto io possa amare le ciglia voluminose, non amo molto le ciglia piene di grumi, quindi se dovessi scegliere tra due mi piace di più questo qui, perché le districa molto. A me piacciono molto le ciglia lunghe ma ben pettinate, e questo mascara io ritengo che faccia proprio questo qui, questa cosa qui, le vado a pettinare molto bene. Non sto dicendo che questo mascara non le volumizza, anzi dico che va lavorato bene per avere quell'effetto ciglia ben districate, lunghe e aperte, insomma. Però insomma mi piacciono entrambi, quindi probabilmente soltanto per questa cosa andrei a scegliere il Too Faced, non per altro. Però il Monsieur Big, non mi entra proprio, per me è Mr. Big, basta, non ci provo neanche più a sforzarmi. È altrettanto valido, quindi se volete fare un investimento e spendere magari qualcosina in più su mascara, io mi sento di consigliarvi questi due perché sono molto validi. E nulla, io comunque spero che questa tipologia di video vi sia piaciuta, spero che soprattutto vi sia risultata utile per un futuro acquisto. Se vi è piaciuta questa tipologia di video me lo scrivete nei commenti, perché ho in mente di farne anche altri, anche con altri mascara ma anche con altri prodotti. E nulla, io spero di avervi tenuto compagnia anche, io vi mando un bacio grande come sempre e ci vediamo al prossimo video, ciao!